il Friuli Venezia Giulia in maglia arancione contro l'Umbria, maglia blu scura, maglia giallo-blu, subito l'Umbria in avanti, si gioca da nemmeno un minuto, 0-0 naturalmente il risultato, si gioca per la finale che andrà in scena domani a Sestu. Attenzione all'Umbria, limite dell'area, toccato sulla caviglia, c'è calcio di punizione dal limite, l'intervento di Arcaban, sul pallone c'è De Ilulis, sono ben 5 gli uomini in barriera. Sopra la barriera, gol 1-0 Umbria. L'aveva toccata Crocchiatti, ma non è riuscito a deviarla. E allora oggi per la prima volta il Friuli Venezia Giulia va sotto e parte in svantaggio. Non era mai successo qua in Sardegna. Inizio veramente shock per questi ragazzi che adesso dovranno provare a reagire, non sarà sicuramente facile. E allora 1-0 dopo 5 minuti per l'Umbria, decide al momento la punizione di Ilulis, siamo in area di rigore con Dean al suo destro. Non è un tiro, non è un cross, rimessa dal fondo, ci serviranno le giocate di questo numero 10, ci servirà una squadra che ha dimostrato di avere sicuramente delle qualità, non si fanno 10 punti nel girone per caso. Ci sono anche tanti tifosi qua del Friuli Venezia Giulia, genitori che si fanno proprio sentire col loro tifo, che hanno esposto uno striscione dedicato e proprio allestito stamattina qui fuori al parcheggio del Ferrini. Palla in avanti con Cassin che fatica a controllarla, poi cade a terra, arriva Circovic, il destro in diagonale, forse toccato, lampo di Circovic. Tre quattrini, il numero 20 dell'Umbria, sarà lui a battere la rimessa laterale, forse con una soluzione lunga, invece no, cerca lo scambio proprio sul lato corto dell'area di rigore, il cross, il portiere non esce, colpo di testa, che bruttissimo gol, è autogol questo, Crocchiatti non ci arriva, colpo di testa di Massarucci e Crocchiatti subisce il gol del 2-0, autogol Friuli Venezia Giulia. Sotto di 2 reti la situazione si complica, il ritorno a casa invece si avvicina. Che brutta giornata oggi che splende il sole. Lancio lungo. Rizk. A spazio Rizk. Non va il tiro, si porta palla sbagliando. Qua poteva fare di più. Poi Montagnier. Buona comunque la conclusione, anche se non trova lo specchio della porta, mancano meno di 2 minuti quelli concessi dall'arbitro come recupero di questo primo tempo della semifinale del torneo delle regioni. Si può recuperare, ma c'è ancora un'occasione sul finale, si perde un po' Dean, prova a ritrovare il contatto col pallone, ancora l'azione personale, poi calcio di punizione. Ecco l'episodio, l'occasione che cerchiamo, che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro. Montagnier, barriera. Spreca il Friuli Venezia Giulia, ancora Rover con l'esterno sinistro in area, buona la sponda di testa di Dussi, poi possa mai il tiro alto, l'illusione c'è stata adesso che qualcosa accadesse, gioca possa mai, serve Dean, potrebbe allargare il gioco, continua l'azione personale di sinistro, è centrale e debole, palla bassa in area, la girata sotto porta. Ecco, se dobbiamo dire, ecco qua ci poteva essere l'episodio. Invece non va, purtroppo, nulla di fatto. Sempre 2-0 Umbria. Il Friuli Venezia Giulia adesso rischia il tracollo. Fermiamo fortunatamente questa azione. In area di rigore il destro viene murato e recupera Crocchiatti che nel secondo tempo compie la prima, se chiamiamola così, parata, per dire come l'Umbria abbia vissuto su 2 episodi. Sono 34 minuti di gioco, calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia, 3 uomini in barriera per l'Umbria, Dean ci prova col destro dalla distanza, 2-1, ma guarda tu quando la riapriamo. Al 33esimo e 30 secondi la riapriamo. Dean su calcio di punizione. Poi lancia in avanti Arcaban. Rizk non controlla. Poteva passare questo pallone. Poteva passare. Dussi mette in centro. Violino non ci arriva. Che occasione. Cade a terra adesso possa mai. Che occasione per il Friuli Venezia Giulia. Poi Dean se la porta sul destro. Ancora lui cercava la giocata vincente. Poi Janezic. Che occasione, Violino non ci è arrivato per un soffio, la stavamo pareggiando. 38 e 25 secondi,
questo potete credermi, questa è l'ultima per occasione vera. De Anna, palla che passa, 2-2, abbiamo rimontato, il calcio è questo, basta poco, il calcio è materia inesatta, i titoli di coda non ci sono. 38 e 40 secondi, credete a cosa volete, il calcio scrive le sue storie, scrive sempre le sue storie magiche. Qua adesso ci sono subito i rigori. Non lo so, adesso decidete ancora voi cosa credere. Cosa si può credere dopo una partita simile? Non lo so, dobbiamo solo aspettare il verdetto dei calci di rigore. Chi saranno i protagonisti? Quale storia emergerà? Insomma, il calcio diventa, oltre che un qualcosa di agonistico, sempre più un racconto. E quello che è adesso, l'Umbria, che era in vantaggio, adesso deve recuperare lo shock psicologico. Massarucci intanto mette in rete. Allora, 3-2. Questa è un'altra storia, la storia di un protagonista. Ha fatto sempre quasi tutto lui, anche oggi infatti dai suoi piedi. 5 minuti i suoi piedi sono riusciti a fare quello che noi ci auguravamo. Di solito si segue davvero in silenzio questi momenti. E la storia del calcio dice che poi proprio i protagonisti sbagliano. I rigori raccontano questo. Ma noi che siamo rimasti vivi fino all'ultimo non ci dobbiamo scoraggiare adesso magari. Clocchiatti. Lo para! Lo para! Perché questa è una storia tutta da raccontare. Decidete a cosa credere. Ha sbagliato il numero 14 dell'Umbria, Marchi. Dussi. Lo angola perfettamente. Dussi, 3-3. È tutto ancora da scrivere. Clocchiatti contro il numero 8. L'aveva quasi presa. L'aveva quasi per poco sul numero 8 dell'Umbria. Ciabatta, con questo nome non poteva fare gol, no? Invece ha fatto gol. 4-3. Adesso batte Janezic. E adesso, mica facile qua. Tifosi friulani sono lì, trepidazione, come tutti noi. Qualcuno lo sarà da casa, davanti alla TV, qualcuno su internet. No, Janezic. Comunque è giusto provare, Janezic. Tu intanto dici, aspetta, mettiamolo in gol, magari mi dà comunque il gol, va bene. Lui, adesso dove glielo tira Janezic? Adesso Janezic ha fischiato. No! No! Ha cambiato angolo, non è riuscito a... sì, però ne è uscito un tiro centrale. Peccato. Chi è il numero 20 dell'Umbria? Te lo dico adesso dopo che ha fatto gol. Tre quattrini, 5-3, o facciamo gol o è finita qua. Come dicevamo, forse tutto poi torna da dove era cominciato, da quel quinto minuto purtroppo. Arcaba parato, basta così, ci abbiamo creduto, è stato un bel sogno, è stata comunque una partita storica, divertente, bella, emozionante. Il sogno del Friuli Venezia Giulia sbatte sulle mani di Perugini. Alferrini di Cagliari piange, la squadra di mister Vacca gioisce. L'Umbria, dopo aver fatto tanta fatica, dopo aver avuto anche tanta paura di noi, che le abbiamo rimontate. La storia del calcio cambia sempre e continuamente. Oggi racconta la storia dell'Umbria che ha tremato ma ha vinto comunque, e racconta la storia di una bella squadra che ha bozzato forse un dipinto che poteva dire di nuovo campione d'Italia, ma non ce l'ha fatta. Non importa, noi campione d'Italia siamo stati l'anno scorso, adesso tocca a qualcun altro, la squadra di Vacca. Comunque fatto benissimo, abbiamo fatto e disfatto le valigie, adesso le facciamo veramente. Grazie a tutti per questa splendida vettura, con un grande rimpianto e dispiacere, però adesso ce ne andiamo, non vorremmo quasi alzarci dalle tribune del Ferrini. Addio, arrivederci Sardegna, ci vediamo in Friuli Venezia Giulia, perché il prossimo anno giocate tutti a casa nostra.